Eccoci qui, cari amici, con un nuovo appuntamento sul mio canale ufficiale YouTube. Ringrazio Antonio per nuove iscritti, siamo arrivati a 130. Grazie mille, cerco di offrirvi sempre cose nuove, quindi canale interattivo. Oggi non potevo che parlare ovviamente di calcio e dell'Italia protagonista in due competizioni, se vogliamo anche in tre, perché praticamente la Champions, anche se non c'è una squadra italiana, parla comunque tricolore, vista la presenza del Real Madrid con Carlo Ancelotti, che affronterà il 1° giugno alle ore 21 il Borussia Dortmund. Real Madrid che ha superato nelle semifinali Bayern Monaco, mentre il Dortmund ha avuto la meglio sul Paris Saint-Germain. Veniamo all'Europa League, dove appunto la prima protagonista italiana delle due coppe tra Europa e Conference League è l'Atalanta, dove affronterà il 22 maggio alle ore 21, ricordando che Europa League e Conference League le finali si svolgono ovviamente in location diverse, come anche la Champions, è un giorno diverso rispetto alla Champions, perché Europa e Conference le finali si giocano di mercoledì, mentre per la Champions la finale si gioca di sabato. Stavo dicendo, in Europa League l'Atalanta affronterà in finale il Bayer Leverkusen il 22 maggio alle ore 21, fresca vincitrice del primo storico torneo di Bundesliga ai danni del Bayern Monaco, storico avversario, dove ha collezionato tantissimi successi bavaresi, e appunto il primo per il Leverkusen. Atalanta che ha nettamente superato il Marsiglia tra il 3-0 di ieri e l'1-1 dell'andata. Il Leverkusen, seppure con qualche difficoltà nel ritorno, ha avuto la meglio sulla Roma di De Rossi, che comunque sta facendo grandi cose dopo, diciamo, il subentro di De Rossi al posto di José Mourinho. Terminiamo con la Conference, dove la finale si svolgerà il 29 maggio alle ore 21 ad Atene, per giunta in casa dell'Olympiacos, Olympiacos Fiorentina, la Fiorentina che ha superato nelle semifinali il Club Brugge tra il 3-2 dell'andata e l'1-1 del ritorno, l'Olympiacos 4-2 in terra londinese contro l'Aston Villa e al ritorno in casa ieri 2-0. Quindi, che dire, forza Italia, forza Carletto Ancelotti, le nostre squadre italiane in questi anni sono sempre più regine delle finali, speriamo che almeno una delle due possiamo vincerla. E chissà appunto Carletto che possa portare il Real Madrid ad un ennesimo successo. Quindi incrociamo le dita, anche perché dopo queste coppe inizierà la stagione delle nazionali con la grande competizione continentale, che ricordiamo sono due, o il mondiale o l'europeo. L'europeo, dove finalmente l'Italia parteciperemo, e poi faremo un video dedicato. Quindi io vi saluto, ci vediamo alle prossime occasioni, grazie a tutti, alla prossima, ciao!